Buongiorno a tutti. Mi presento, sono Elisabetta Zanello e sono una maestra della scuola Kung Fu Taolong. Sono qui onorata e felice di fare con voi un gruppo di 5 lezioni per presentare l'arte marziale in genere e in particolare una lezione completa di Kung Fu. So che questi esercizi li potrai svolgere a casa tua, in uno spazio che potrebbe essere un balcone, per chi è più fortunato, un giardino come questo, o magari in una stanza abbastanza attrezzata. La cosa importante è che in questo periodo difficile dove comunque ci troviamo chiusi in casa, possiamo svolgere questa attività soprattutto per divertirci, ma anche per imparare qualcosa sul nostro corpo e su come funzioniamo. L'arte marziale infatti serve soprattutto a conoscere noi stessi e non è nata come qualcosa per combattere gli altri, semplicemente trovare pace, tranquillità e serenità con il proprio corpo. Quindi direi che, detto questo, possiamo andare a cominciare con la prima lezione, che in realtà è un riscaldamento, qualcosa che riguarda il riscaldare tutto il tuo corpo e che sarà propedeutica per tutte le lezioni a seguire. Cioè, questa dovrà essere svolta ogni volta che tu praticherai la tua mezz'ora, oretta di ginnastica, proprio per scaldare tutti i muscoli del corpo e per poter fare poi gli esercizi successivi. Quindi direi che ci siamo detti tutto, possiamo cominciare e direi che partiamo. Bene, cominciamo col primo esercizio. Cominciamo a scaldare il collo facendo dei movimenti verticali della testa. Ecco, gli occhi sono aperti, le spalle sono morbide, le braccia lungo i fianchi. Cominceremo con questo movimento verticale. Continueremo con lo stesso movimento, ma questa volta orizzontale, facendo attenzione che il collo, ecco, si sciolga via via che lo facciamo. Terzo movimento, laterale. Facciamo attenzione che i movimenti siano morbidi e non a scatti e che in tutto ciò le spalle, appunto, siano comunque lasciate morbide. Quarto movimento. Giriamo la testa completamente per due volte da una parte e completamente per due volte dall'altra. Eseguiamo questo esercizio due o tre volte, fino a quando non sentiamo che il collo si è rilassato. Bene, procediamo adesso con la zona delle scapole. Alziamo le mani, le uniamo in questo movimento e andiamo a fare dei colpi leggeri, vedete? Oltre la linea delle spalle. Facciamo in modo che non siano a scatti, ma morbidi, in questo modo. Proseguiamo col terzo movimento che sarà quello di muovere il bacino da una parte e dall'altra. La cosa importante è che le spalle e le gambe restino comunque tese, che non ci sia questo movimento delle spalle che scende e continuiamo a tenere le mani su sollevate in questa posizione. Quindi il movimento sarà questo, da una parte e dall'altra. Cerchiamo di farlo più ampio possibile, fino a quando non sentiamo che la zona lombare si è sciolta e scaldata. Bene, proseguiamo adesso a sciogliere gambe e ginocchia. Posizioniamo le nostre mani sulle ginocchia e scendiamo dolcemente giù. Uno e risaliamo. Ancora due e risaliamo. Ancora tre, risaliamo. E questa volta continuiamo l'esercizio aprendo le gambe. Scendiamo, apriamo, saliamo. Scendiamo, apriamo, saliamo. Almeno tre volte. Apriamo le punte dei piedi e eseguiamo lo stesso esercizio al contrario. Apriamo, chiudiamo, saliamo. Due e tre. Bene, abbiamo cominciato a scaldare le gambe. Continuiamo con l'esercizio chiamato quello del contadino. La gamba sarà allungata oltre la linea delle spalle. Le ginocchia saranno in linea. Alziamo testa e fianchi in questa posizione, formando una linea tesa. Bacino, gamba e il ginocchio in questa posizione. Ci restiamo qualche secondo e poi scendiamo.
Lo stesso esercizio può essere eseguito questa volta piegando la gamba posteriore. In questo modo. 2, 3, 4, 5, fino a 10. In questo modo, ecco che la gamba si è sciolta. Sulla gamba oltre la linea delle spalle, stendiamo la gamba posteriore, alzando la testa. Ecco qua. Poi di nuovo, questa volta, stendiamo la gamba. 2, 3, 4, 5, 6, fino a 10. Bene, ritorniamo nella posizione con le gambe tese, ecco. Aprendo leggermente le punte, piegando le gambe, stendiamo le gambe lasciando le mani sulle caviglie e su. Ecco, se siamo abbastanza sciolti, possiamo anche portare le braccia oltre la linea dei piedi. Giù, respirando, su, giù, su. Facciamo attenzione che le gambe siano ben tese. E su. Continuiamo questa volta sciogliendo con un altro esercizio. Braccia unite, stendiamo oltre la linea dei 90 gradi e portiamo sulle braccia con tre colpi. Uno, due, tre. Ancora. Uno, due, tre. Ancora. Uno, due, ecco qua. Stiamo cominciando a sciogliere tutto il corpo. Ora passiamo di nuovo alle gambe, portando le mani sulle ginocchia e spostando il nostro peso da una gamba all'altra. Uno, due, tre. Facciamo in modo di alzare il piede della gamba sollevata. Quattro, cinque, di nuovo fino a 10. E adesso continuiamo lo stesso esercizio, però questa volta portando le mani a terra e facendo sì che le gambe tornino su tese. Da giù, una, su teso, giù dall'altra parte. Di nuovo su e di qua. Facciamo questo esercizio per 10 volte. Su, giù, per 10 molleggi. Proseguiamo con un altro esercizio. Eseguiremo l'esercizio in tre fasi. La prima, chiameremo questa posizione 1. In questo caso vedete il piede sotto il ginocchio. 2, spostiamo e con il braccio della gamba piegata andiamo a prendere il piede. Ecco qua. Se possiamo, possiamo anche molleggiare in questo modo. Chiameremo questa posizione 2. 3, girovoltiamo totalmente dall'altra parte e spostiamo, lasciando sempre il bacino sollevato e la punta del piede sollevato, il piede teso, la gamba tesa del piede sotto. Di nuovo 1, di nuovo 2, di nuovo 3. Concludiamo questo esercizio con tacco punta. Ecco qua. Eseguiamo per 10 volte. Cerchiamo di tenere più possibile fermo il ginocchio della gamba piegata. Fatto con una gamba, proseguiamo con l'altra. La posizione è 1. Girando la mano e prendendo il piede, posizioni 2, che possiamo fare anche molleggiando, ruotando totalmente dal lato opposto, posizione 3. Solleviamo il piede e lasciamo il bacino sollevato da terra. Ripetiamo questo esercizio per 3 volte e poi eseguiamo il nostro tacco punta. Per 10 volte.
Concludiamo questa prima sessione con in ginocchio a terra. La posizione dei piedi può essere con il collo del piede a terra o con i piedi con la punta sotto, questa è a nostra discrezione. Portiamo le braccia dietro, il mento al petto e solleviamo il corpo più possibile, tenendo sempre le ginocchia completamente chiuse. Di nuovo. Eseguiamo lo stesso esercizio molleggiando. Almeno 5 volte. Bene, abbiamo concluso la prima fase, quella dello scioglimento, e ci vediamo la prossima volta per la lezione numero 2. Ciao!